Gheddafi in realtà, da bravo dittatore, siccome doveva avere il consenso popolare, aveva creato uno stato in cui c'era il reddito di cittadinanza, in cui quindi non esistevano barboni, mendicanti, eccetera, anche perché l'Islam ha tra i suoi precetti fondamentali quello di dare una parte delle proprie ricchezze ai poveri. Quindi aveva uno stato in cui sostanzialmente nessuno si ribellava, quindi questi ribelli che poi siamo andati a salvare noi, vi ricordate la versione ufficiale, no? Che c'era una ribellione al regime di Gheddafi e noi siamo andati a salvare questi ribelli, come se ce ne fregasse qualcosa di questi fatti, però ci hanno fatto credere questo. In realtà il problema dell'Islam qual è? Ancora una volta è monetario ed è finanziario, perché l'Islam ha un sistema finanziario che, se impattasse il mondo occidentale e si compenetrasse con il sistema finanziario occidentale, potrebbe risolvere i problemi dell'Occidente non in poco tempo, in 24 ore, senza neanche cambiare le leggi. Perché l'Islam ha tre principi di fondo. Primo, l'aiutare i meno abbienti. Secondo, il non prestare prestito, non prestare denaro a interesse. Questo che significa? Che le banche non ci sono? No, ci sono, solo che operano in modo completamente differente rispetto a noi. Allora, da noi che cosa fa la banca? Ti chiede, per darti 100.000 euro, ti chiede anzitutto di avere una casa a garanzia. Quindi non viene dato il prestito a chi non ha soldi, quindi già li devi avere, o perlomeno devi avere qualcosa monetizzato. In più, quando vai a pagare gli interessi sulla somma che tu hai chiesto, alla fine scopri che hai pagato qualcosa come il doppio, talvolta anche di più, a seconda di... Sì. Inoltre, questo sistema non è conveniente neanche per le banche, perché se voi avete presente quanto sono lunghi i tempi per pignorare una casa, per rivenderla e tutto, spesso la banca di fatto ci rimette, perché ti va a prendere la casa, ci mette 15 anni per rivenderla, spesso la rivende a un prezzo molto basso e talvolta non ci riprende i soldi che ha fatto, che aveva prestato. Non, per non parlare dei debitori privati, tra privati è quasi impossibile andare a prendere i soldi a qualcuno che te li deve. Bene, che cosa succede invece in Islam? Le banche non prestano il denaro per comprarsi la, per comprare la casa alla persona. Tu vuoi una casa da 200.000 euro, non c'hai soldi, non importa, te la compra la banca. Ora tutti direte, ma che sono scemi, no? In che senso? In realtà loro usano un sistema che è usato adesso anche da alcuni imprenditori che cercano di risolvere la crisi con altri sistemi e cercano di non piegarsi alla crisi. Alcuni imprenditori edili usano questo sistema che sto per dirvi. La banca compra la casa, la persona a quel punto va dentro la casa e comincia a pagare quello che è un nostro affitto. Diciamo, quando arriva a coprire l'affitto più una percentuale di interessi, la casa è sua. Che cosa succede però? Che se dopo 5-6 anni la persona non può più pagare, fallisce, muore, si stufa, lascia la casa. La banca ha preso 5 anni di affitti e si trova una casa che ha perlomeno lo stesso valore di quando è stata comprata, quindi la banca comunque ci ha guadagnato, e poi venderà la casa a qualcun altro. Quindi in sostanza non ci può rimettere nessuno qua, non ci può rimettere la banca, non ci rimette la persona che ha contratto quello che noi chiameremo un mutuo, perché può lasciare in qualunque momento senza pagare nulla, senza ritrovarsi tutta la vita la banca presso che lo rincorrerà per avere i soldi. Ed è un sistema che, ripeto, può essere applicato dall'oggi al domani anche da noi, perché non c'è nessuna legge che lo vieta, tant'è che, l'ho già detto e adesso lo dico meglio, alcuni imprenditori edili, per reagire un po' alla crisi, molto intelligentemente stanno facendo questo. Dal momento che le banche non prestano più niente, ti dicono, te lo do io il prestito, ovviamente valuto io le condizioni di affidabilità, e spesso quindi ti mettono dentro la casa, gli paghi una sorta di affitto, insomma, e quindi negoziano il prestito con la persona, talvolta quindi riescono a negoziare dei prestiti anche con persone che non hanno le garanzie per la banca, insomma. Poi fanno anche un'altra cosa con le imprese. Da noi sappiamo come funziona: ricorri al credito, poi se ti indebiti ricorri ancora più credito, poi arrivi allo scoperto, poi prendi un mutuo, insomma ti sovraindebiti in un modo
sempre progressivo con la banca negli anni, spesso fino al tracollo finale della bancarotta. Dopodiché ci hanno rimesso soldi sia l'imprenditore, che sostanzialmente è andato fallito, sia la banca. In Islam invece, non potendo prestare appunto gli interessi, la banca dà i soldi entrando in società. Quindi, esemplificando, l'impresa vale, la società vale 1 milione di euro, io ti presto 200.000 euro, mi prendo il 20% della società. Il che significa quindi che l'imprenditore ha un'entrata di liquidi, anche un altro vantaggio in più. Ha il fatto che la banca, dal momento che ha interesse che l'impresa non fallisca e che produca utili, gli darà una serie di consigli e gli metterà a disposizione i suoi esperti per poter migliorare il marketing dell'azienda. Quindi è in realtà un vantaggio reciproco. Pensate se questo sistema arrivasse in Occidente. Si potrebbero risolvere i problemi di molti imprenditori e di molti cittadini. Quindi all'origine di questo conflitto con l'Islam in realtà c'è un problema monetario, cioè non si vuole che il sistema finanziario dell'Islam possa arrivare in Occidente. Perché? Perché ci vogliono tenere nella condizione sociale e psicologica in cui siamo.